con l'avvocato Capozzoli, presidente dell'Associazione Cilentani a Salerno. Continuano i mercatini cilentani. Sì, il nostro progetto, anche ambizioso, diciamo, sta andando bene. Stiamo realizzando varie eventi con i nostri produttori del nostro Cilento che ci seguono, ci portano i loro prodotti e danno la possibilità non solo ai cilentani residenti a Salerno ma anche a cittadini di poter conoscere questi eccellenti prodotti. Questo evento dei mercatini cilentani che facciamo la prima domenica di ogni mese ci ha consigliato di realizzare anche qualche altro evento, che in particolare quello che realizzeremo il 6 di questo mese, il 6 febbraio, sì, per essere precisi, presso l'Istituto Alberghiero Santa Caterina Mendola, dove verrà un cuoco del Cilento a preparare una cena proprio con prodotti cilentani, e alla quale potranno partecipare tutti, sempre questo in un discorso di recupero di quelli che sono i legami del Cilento con i cilentani residenti altrove e viceversa il recupero dei cilentani residenti altrove con il territorio. A questa cena parteciperanno personaggi importanti ed in particolare l'amministrazione del comune di Laurino, che è, diciamo, il primo paese del Cilento. Laurino a Salerno, è il primo paese del Cilento che ci onora e ci porta, come dire, ci mette in condizione di poter conoscere le tradizioni e la cultura di quel paese. Allora, speriamo che anche altri paesi, per la verità qualcuno già ha dato la disponibilità, potremmo crescere in questo senso, cioè cercando di portare tutti questi paesi con le loro culture piano piano a Salerno. Okay, riepiloghiamo, avvocato. Allora, i mercatini cilentani dove si possono vedere? I mercatini cilentani si possono vedere tutte la prima domenica di ogni mese presso la nostra sede. Per la verità abbiamo pensato anche ad un ampliamento e abbiamo pensato di trovare delle location un poco più ampie, più disponibili, ma è tutto, insomma, nel progetto, speriamo di poterlo realizzare a breve. Invece per il 6 febbraio chi vuole partecipare deve venire alla scuola? All'Istituto Amendola. All'Istituto Alberghiero a Mendola, dove sarà allestita questa cucina e dove ci saranno dei tavoli. Con inizio alle ore 20, chiunque vuole può. Ovviamente noi confidiamo soprattutto in una presenza dei cilentani, perché e poi si gustano i prodotti tipicamente cilentani.